Bene, San Valentino Jazz ha sopravvissuto al Covid, si può dire, già l'anno scorso, quindi continuiamo a perpetrare in questa ottima iniziativa che ha portato veramente una bella soddisfazione non solo a Confartigianato, ma credo alla città tutta. Un'iniziativa e un evento di qualità che ha portato della musica di qualità jazz nei locali del centro, che è riuscita ad animare per quello che è possibile un po' le vie del centro nel periodo di San Valentino, quindi sono 12 microconcerti sparsi un po' nei locali del centro della città. È il contributo che l'associazione vuole dare un po' anche alla qualità della vita, se vogliamo, in questa nostra Terni, ma anche un contributo agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi. Crediamo che investendo un po' sulla musica, investendo anche sulla cultura, perché la musica, lo sappiamo, è anche cultura, questo possa essere un beneficio per tutti noi, per tutta la città. Stiamo presentando la 13ª edizione del San Valentino Jazz, un micro festival, ovvero sia un festival territoriale che ha un ruolo molto importante, quello di tenere in vita il linguaggio vero, il linguaggio del jazz, nella storia che Terni ha già molto consolidata nell'amore verso questo genere musicale. Saranno 12 concerti, abbiamo individuato 6 location, 6 club e ristoranti che si prestano e ci aiutano in questo percorso. Chiaramente un ringraziamento a Confartigianato, a tutti gli amici e collaboratori e a tutti i musicisti che arriveranno qua.